Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi parleremo di Jesus Corona, l'ultimo obiettivo in ordine temporale per la fascia destra del Milan, quindi vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato Milan. Jesus Corona. Jesus Corona nasce, calcisticamente parlando, nel Monterrey, squadra che milita nella prima divisione del campionato messicano. È soprannominato Tecatito, è il Tecatito Corona, per una storia particolare riguardante il nome che ricorda la più diffusa birra in Messico, che è la Tecate. Da qui il soprannome di Corona Tecatito, che porta scritta anche sulla maglia. Nasce calcisticamente nel Monterrey, con i quali esordisce tra i professionisti nel 2010. Nel 2010 e colleziona con il Monterrey tra i professionisti 54 partite, mettendo a segno 7 gol e 6 assist. Occhio agli assist che ci torneranno utili più tardi. Nel 2013 le prestazioni con Monterrey attirano le attenzioni del Twente, squadra olandese che vi suggerisco di tenere a mente perché poi verrà richiamata nel momento in cui parleremo della trattativa dell'offerta per Corona. Nel 2013 passa giusto appunto al Twente per la cifra di 3 milioni e mezzo e ci resta 2 anni. Nel primo non va benissimo perché colleziona 15 presenze con 2 gol. La seconda stagione, il secondo anno, va molto molto meglio perché colleziona 31 presenze, 11 gol e 5 assist. Questa seconda stagione nel 2015 porta il Porto, scusate il gioco di parole, spinge il Porto a comprare Corona per la cifra di 10 milioni e mezzo. Squadra che è l'attuale detentrice del cartellino di Corona. Fino ad oggi col Porto colleziona 269 partite, 31 gol e 68 assist. 68 assist significa, in 269 partite più o meno facendo una proporzione, significa che lui fa un assist ogni 4 partite all'incirca e un gol ogni 9 partite. Non è questo quello su quale ci dobbiamo soffermare. Un assist in 4 partite non è poco. Con il Porto ad oggi ha vinto 2 volte il campionato portoghese, una coppa ed una supercoppa portoghese. Con la sua nazionale in Messico è stato convocato per la prima volta nel 2015 e fino ad oggi col Messico ha collezionato 56 partite, 9 gol e 8 assist. Dai numeri probabilmente non attirerà la vostra attenzione, ma quello su cui dobbiamo soffermarci sono le qualità di Corona. Perché allora lui innanzitutto è un esterno di fascia destra che sa giocare anche a sinistra e in carriera ha fatto anche il terzino all'occasione. È un ambidestro, piede destro naturale, ma se la cava molto bene anche col sinistro. Ma ciò per cui Milan sta appuntato gli occhi su Corona sono per le sue qualità nel dribbling e per la sua capacità di creare continuamente e puntualmente la superiorità numerica. Ricorderete, ragazzi, quando Pioli, alla fine della partita con l'Atalanta della scorsa stagione, quando
intervistato e disse che il Milan nel corso della stagione, dagli studi che avevano effettuato a Milano, aveva avuto difficoltà con le squadre chiuse per la mancanza di giocatori che sapessero creare la superiorità numerica. Ecco perché Corona è entrato nella lista degli obiettivi del Milan, per la sua capacità di saltare l'uomo, di dribblare l'uomo e di creare superiorità numerica. È evidente poi dai numeri che sia un giocatore più portato all'assist che al gol. Per quanto riguarda la trattativa, la Gazzetta ha riportato oggi o ieri, non ricordo benissimo, che pare che dalle parti di Milanello, di casa Milan, Maldini, Massara e Gazzidis abbiano deciso di stanziare un budget di circa 10 milioni per Corona, che nelle idee della dirigenza rossonera dovrebbe essere il sostituto di Castillejo, che pare essere in direzione Spagna, più precisamente Getafe, per una cifra intorno ai 7-8 milioni, che è la cifra che il Getafe reinvestirebbe dalla cessione di Cucurella in Inghilterra. Detto questo, il budget stanziato dal Milan dovrebbe attirare la curiosità del Porto, perché il contratto di Corona col Porto scadrà nel 2022 e quindi l'anno prossimo. Pare che la richiesta del Porto sia di all'incirca 13 milioni. Dice, ma differenza di 3 milioni è così abissale? Il problema nasce nel momento in cui dobbiamo richiamare in gioco nel nostro discorso il Twente, perché il Porto, quando comprò Corona dal Twente nella trattativa, nell'affare, inserì una percentuale sulla futura rivendita di Corona che si aggira sul 40%, una bella percentuale, quasi la metà. La questione è quindi che su teorici 10 milioni il Porto dovrebbe girarne 4 al Twente. Ecco perché stanno cercando di tirare il più possibile il prezzo per avere anche loro una parte maggiore di incasso. Detto questo, dal punto di vista prettamente personale, Corona va. Il giudizio su Corona può cambiare, nel senso che se arriva il solo Corona non basta per la tre quarti, perché lui è un giocatore prettamente di fascia e per quanto possa fare principalmente all'ala destra, ma all'occasione anche all'ala sinistra, lascerebbe scoperta quella che è la casella vuota del trequartista centrale, chiaramente. Se dovesse invece arrivare abbinato ad un trequartista importante e dovrebbe nel contempo anche liberarci di Castillejo, considerato anche le prestazioni che fece l'anno scorso in Champions contro la Juve, ecco che in quest'ottica il mio giudizio su Corona potrebbe essere positivo. Comunque, al di là di tutto ciò, non ci resta che aspettare perché alla fine del mercato manca poco. Il Milan di sicuro non ha solo Corona in testa, sta vagliando anche altre ipotesi e come spesso ci hanno abituato, ipotesi che spesso non vengono pubblicizzate.
non vengono pubblicizzate, non vengono rese pubbliche e anzi, spesso quando l'affare è bello impacchettato e chiuso, solo allora esce in Milan, esce la notizia da Milan. Alla fine del mercato non manca poi tantissimo, mancano pochi giorni. Vedremo che cosa farà in Milan. A noi non ci resta che aspettare e sperare. Io vi saluto ragazzi, l'appuntamento è domani, dovremo riuscire ad organizzare una live per il sorteggio dei gironi che ci sarà domani pomeriggio, oggi pomeriggio, scusate. E speriamo, essendo in quarta fascia, di riuscire ad avere un girone che ci permetta perlomeno di lottare per la qualificazione agli ottavi. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio del tempo che mi avete concesso e ci vediamo al prossimo video di Milan Inside. Ciao ragazzi, forza Milan. Ricordatevi like, iscrizione e campanella. Ciao.